Amici di Bubino Vlog, continuiamo con i nostri ricchi video di fine stagione. Lei è la protagonista, una delle tre protagonisti del lunedì sera, ovvero la miglior opinionista donna di questa stagione televisiva. È una grande cantante anche. Ah, la grande sei, Iva Zanicchi. Sei molto carina, sai che a me la parola opinionista non piace tanto, eh. Commentatrice però, commentatrice va meglio. Ecco, opinionista non mi va. Iva, bene, sì, grande come fratello. Procede questa avventura col Grande Fratello? Guarda, sta procedendo direi abbastanza bene, perché il programma ha successo. Barbara è una macchina da guerra, tu lo sai, no? Io ho il Malgioglio a cui voglio molto bene. C'è molta chimia, si vede quest'anno, molta chimia tra di voi? No, tra di noi io lo amo perché lo conosco da una vita, lo stimo, mi piace, è un bambinone, mi voglio bene, dai, il Malgioglio lo sa, collaboriamo anche fuori dal Grande Fratello, stiamo facendo una cosa, una canzone meravigliosa, lui mi ha scritto un testo bellissimo e poi saranno delle novità anche in questo senso. Sta andando bene, anche cioè, il tutto dipende anche dalle... Qual è il concorrente che ti ha colpito di più fino adesso, se ti puoi sbilanciare? Guarda, negativamente, un po' negativamente, è Francesca, perché è troppo irruente, è intelligente, è una ragazza che sa quello che dice, però a me questo fatto di offendere gli altri, di prevaricare, non mi piace. Positivo. Però capisco che lei è una valida, è valida. Positivo, beh, tra Serena, anche Kiko mi piace molto, ma poi ce ne sono vari, c'è anche il ragazzo, anche Michael mi piace molto, devo dire che è un ragazzo molto carino, molto educato, no, bravo, io dico Francesca per dirti che è quella, ma comunque è il pepe, no, ci vuole il pepe, il peperoncino. Molti lei dicono peperoncino. Più spazio alle dinamiche interne e meno a quelle fuori, alle dinamiche esterne, sei d'accordo? Chi vorrebbe che ci si proiettasse più alle dinamiche interne? Io un pochino sì, io vorrei interagire un po' di più, perché a volte mi sento un po' nel Monumento ai Caduti. Invece per concludere... Non l'ho detto un attato, no, eh. No, Monumento ai Caduti. Per concludere, in molti ti dicono che tu saresti la concorrente perfetto per l'IGF4 Group. Se si dovesse fare, accetteresti mai una sfida come presentarlo? No, come concorrente, no. Non riusciresti mai a no, a questo punto no. Sai perché io ogni tanto vado sulle... Sai che si può vedere quello, sì. Che... Io soffro, non potrei mai passare ore senza fare nulla, senza... Io sono troppo nervoso, troppo attiva, io voglio leggere, voglio scrivere, vado con i miei animali, vado con le mie piante, non potrei, per questa ragione, potrebbe essere anche divertente. No, secondo me saresti una concorrente che darebbe grandi soddisfazioni. Potrei divertirmi, ci potrei anche pensare, vediamo chi sono gli altri. Allora, ti ringraziamo Iva per grazie la gentilezza, ti vediamo tutti lunedì sera con Barbara e Cristiano al Grande Fratello. Grazie ancora Iva. Un bacione a tutti, grazie.